Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ecco, vogliamo con gioia celebrare questa Eucaristia in questo giorno cosiddetto delle Palme, che è l'inizio della grande settimana santa. Ecco, Gesù che entra in Gerusalemme sopra un puledro. Un'immagine bellissima dove ci viene a dire come Gesù viene a portare il divino e il puledro che rappresenta l'umanità che è schiava del peccato, con il divino viene risanata, viene perdonata, viene liberata e camminano insieme. Gesù e il puledro entrano in Gerusalemme, là dove poi Gesù vivrà la passione, la morte in croce e la risurrezione, il mistero pasquale. Ecco, diciamo tante parole su questo, però la realtà è molto semplice. Gesù si fa uomo proprio per amore e vive con amore tutta la passione. E oggi è l'inizio, proprio entrando in Gerusalemme, è l'inizio di questa grande settimana dove vivremo giovedì, venerdì, e poi la domenica di Pasqua, questo mistero grande. Vogliamo allora viverlo anche noi in questa Eucaristia. Il primo atto dell'Eucaristia, prima di ascoltare la parola, è proprio quello di chiedere perdono al Signore dei nostri peccati. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Grazie a Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Ecco, vogliamo ascoltare ora la passione di Gesù. È un brano molto lungo, però ascoltiamolo in piedi, non sopportando o subendo, ma ascoltiamolo con amore. E guardiamo Gesù che vive la passione non da schiavo, non da debole, ma la vive da Signore. E la vive al posto nostro. E ci viene a dire: lo Spirito che mi ha sostenuto nella passione, io lo do a voi perché possiate vivere la vostra passione quotidiana. Vi do la capacità di amare. In fondo abbiamo sentito due letture molto severe. Il servo di Yahweh ha realizzato in Gesù Cristo, è colui che Dio si è fatto uomo proprio per espiare quello che dovevamo espiare noi, e ce lo dà gratuito nel battesimo. Ecco, ascoltiamo questo racconto non tanto come un raccontino storico, ma come espressione dell'amore di Dio verso di noi. Quanto ci ha amato, quanto ha voluto bene a noi, ha espiato al posto nostro il peccato e ci ha donato il suo Spirito, il suo amore, perché anche noi possiamo vivere con il suo Spirito, il suo amore. Ecco, come risposta al brano della passione, che lo portiamo con noi, lo riflettiamo in tutta la settimana, che è la realizzazione dell'amore di Dio verso l'uomo. Ecco, la croce non è tanto il soffrire, ma quanto è l'amare. Ha dato la vita per noi. Ecco, portiamolo con noi perché la stessa forza, lo stesso spirito, lo stesso amore, la stessa signoria di vivere, la passione, Gesù la dona a noi gratuitamente nel battesimo. Ecco perché diventa grande il mistero pasquale e la Pasqua stessa. Ecco, voglio ricordare che domenica prossima, che è Pasqua, alle 4 faremo la Eucaristia. Buona settimana santa a tutti.